Ciao ragazzi, tutti sono io e bentornati in questo nuovo episodio del League of Learning. Oggi vi porto Zoe, o come si chiama lei, non lo so, io l'ho sempre chiamato Zoe perché sono italiano e dico le cose come le leggo. Allora, Zoe ragazzi, Zoe è uno dei miei champion preferiti, si può dire così. Queste qua sono le rune, io la gioco molto aggressiva, ora vi spiego, tra poco vi spiego perché ho messo queste rune. È uno dei miei champion preferiti, quindi la giocherò con tanta dedizione e tenterò di spiegarvi tutto il possibile su di lei. Punti forza e punti deboli li diciamo più avanti durante il game, perché le sue spell sono lunghe e mi sa che non ho tempo per spiegarvele tutte quante. Quindi iniziamo subito. Passiva: dopo aver lanciato una qualunque abilità, il prossimo attacco base di Zoe infligge danni magici bonus. Praticamente come se avesse una Lich Bane integrata sempre con voi, che vabbè, fa danno ovviamente con... Col progredire della vostra ability power. La Q è da studiare. Zoe spara un proiettile che può deviare durante il volo. E già così non capirete un cazzo se non l'avete mai usata. Infligge più danni in base a quanto vola in linea retta. I nemici vicini al primo bersaglio subiscono l'80% di danni. Questo vuol dire che quando il proiettile arriva su... magari i nemici sono raggruppati, il primo che colpisce subisce danni interi e gli altri solamente l'80%. Però vabbè, comunque quasi sempre shottate anche il resto. Dipende un po' dalla fase del game, insomma. All'inizio i caster non riuscirete a shottarli, però più o meno. Lancio nuovamente per diventare il proiettile in una nuova posizione vicino a Zoe. Non si capisce niente, lo so ragazzi, ora ve lo farò vedere. Stella vagante, che sarebbe la Q, infligge danni in base a una combinazione del livello di stella vagante e del livello di Zoe. Cosa vuol dire? Che fa più danno se ovviamente lei è più alta di livello. Questa cosa non l'ho mai capita, però è così. Ora vi spiego in game come funziona la spell. Detta così non ci capite un cazzo. Però è un single target, è una spell, è uno skill shot a target singolo, che fa più danno a seconda di quanto il proiettile viaggia. Abbiate in mente questo. W. Zoe può raccogliere ciò che resta degli incantesimi dell'evocatore e dei lanci degli oggetti attivi e lanciarli nuovamente. Di quelli nemici, ovviamente, non di quelli alleati. Quando lancia un incantesimo dell'evocatore, ottiene 3 proiettili che vengono sparati al bersaglio più vicino. E fanno anche male. Gli incantesimi dell'evocatore e gli oggetti attivi usati dai nemici lasciano frammenti magici a terra per 40 secondi. Alcuni minion lasciano anche un frammento magico quando Zoe li uccide. Cosa vuol dire un frammento magico? Il nemico usa il flash. Vedrete un tondino, cioè un'immagine del flash che rimane a terra. Se voi ci andate sopra, cliccando la W, potete usare quella spell. Praticamente il nemico flasha via, voi raccogliete il suo flash e gli flashate addosso. Quindi è praticamente quasi impossibile scappare da Zoe con il flash, perché ve lo riusa. Quindi insomma è un po' rognosetta. Anche i minion nemici, di tanto in tanto vedrete che esce tipo un palloncino, sempre con un tondino a fianco loro. Se la stittate quel nemico, cioè quel minion, uscirà una summoner spell a caso o un oggetto attivabile, tipo, non so se hanno tolto la gamba, l'hanno tolta, tipo redemption o cose del genere. Allora, la E è la spell per cui Zoe è odiata, ragazzi. Cioè in realtà è odiata per tutto sto champion. La E fa diventare sonnolento il bersaglio per poi farlo addormentare. La prima fonte di danni che interrompe il sonno è raddoppiata, ma con un limite massimo di danni. Cosa vuol dire sta roba? Che quando noi tiriamo la bolla sul nemico, oltre a lasciare un'area, se non lo colpiamo direttamente, in cui poi ci andrà addosso, verrà addormentato, il nemico verrà addormentato dopo tipo 2 secondi, ok? Dopo dire 2 secondi. Rimane fermo per, se non sbaglio, altri 2 secondi, e qualunque tipo di danno che gli verrà applicato verrà raddoppiato, perché è questo l'effetto del, vedete? In bonus di danno puro. E questa è fortissima per la combo, ragazzi, che ora vi spiegherò. La R ti teletrasporti in una posizione vicina per un secondo, poi ti teletrasporti di nuovo indietro. Zoe può lanciare e attaccare, ma non muoversi durante l'effetto. Può anche vedere oltre i muri. Allora, come funziona la Q, ragazzi? Come vedete, la Q può essere sparata in questo raggio, ok? Se noi la spariamo una volta, cosa succede? Che arriverà fino al limite di quest'area, ok? Però rimane per tipo un mezzo secondo oppure un secondo, se non sbaglio. Una volta che noi la tiriamo, possiamo ricliccarla, vedete, per rispedirla molto più avanti. Se noi ci muoviamo assieme alla spell, ovviamente lei andrà più avanti e farà più danno. Quindi guardate come funziona. Qui qua, aspettate il limite massimo, e poi, come potete vedere, se lanciata sul caster o su un nemico farà un sacco di danni sta cosa. Ovviamente può essere usata anche in avanti, io però ve la sconsiglio, perché è difficile che tirata in avanti
possa essere efficace. Semplicemente perché è una spell che fa danno se viaggia più lontano possibile. Però, cioè, volendo potete fare tipo le traiettorie così. Visto? In questo modo. Per esempio. Però gli ho fatto solamente 70. È più facile da hittare. È più facile da hittare, però comunque non è che sia questa gran cosa. Allora, io sblocco la W sempre come, come seconda spell. Perché può capitare che con la W si attiva la passiva dei minion che lasciano le summoner spell. Quindi può capitare che, se siamo fortunati, immediatamente arriva. Oh. Ok, doggiamoli questo, perfetto. Ho sprecato un bel po' di mana. Allora, lui sta pushando. Io ragazzi, ho Ignite e Electrocute. Perché ho Electrocute con Zoe? Ve lo spiego subito. Perché lei potenzialmente one-shotta. Se la combo è usata bene, lei potenzialmente one-shotta. Quindi, già adesso potremmo killare lui. Però, essendo Ryze, avendo il suo scudo, io vorrei prima che il suo scudo venisse bruciato per poi ucciderlo. Perché, volendo, avrei tranquillamente potuto killarlo. Un attimo. Facciamo così. Ok, e ora è morto. A posto. Quello lì si è nemico, quello lì si è nemico. Aspetta un attimo. Ok. Forse mi salvo. Mi sono salvato. Ok, perfetto. Ammazzo l'idoli. Ce la fa? Mi spiace che sia morta, ma... Ok, perfetto. GG. Allora, come avete visto, nonostante lui avesse comunque le pozioni, eccetera, mi sembra che abbia flashato Ryze. Ho paura. Ok, nonostante abbia le pozioni e tutto quanto, non ha saputo resistere al nostro burst, perché il burst di Zoe è veramente, veramente grosso, come avete notato. Con Electrocute, con la passiva della W e con tutto il resto fa un bordello di danni. Allora, non vi ho spiegato bene come si usa il Minion Dematerializer. Lo smaterializzatore di Minion con Zoe è molto forte, perché se lo usate bene... Un attimo. Se lo usate bene, riuscite a far fuori subito il minion che tiene la summoner spell. Così il nemico non se ne accorge, la prendete e se siete fortunati che è tipo un ignite, lo ammazzate instant. Dovete essere molto aggressivi con questo champion, ragazzi, perché questo campione vi premia se voi siete molto aggressivi. Anche se non lo siete, però io a me piace fare così. Allora, la sua combo principale si ottiene ovviamente con... però purtroppo non ho mana, quindi mi limiterò a far così. Dicevo, la sua... No. No. Vabbè, qua ho gridato troppo. My bad. Qua ho gridato troppo, è colpa mia. Non dovevo. Senza mana, senza flash. Non avrei dovuto gridare. Allora, perché si usa perché si mette l'ex flash con Zoe? Perché viene contata come summoner spell e vi attiva i proiettili della W. Quindi potete usarla tipo da qua a qua e poi usare la bolla. E i proiettili della W comunque fanno danno, cioè non fanno poco, fanno 75 più 31. Se non sbaglio ogni colpo. No, non ogni colpo. Ah no, totali, danni magici totali. Che comunque è parecchio. Ah, vedete? Questo è la bollicina che vi dicevo, il palloncino. Su questa skin è un po' particolare, però in quella normale sembra veramente un palloncino. Ok. Ci ha dato un exhaust. Adesso abbiamo la R. Allora, non vi ho detto anche un'altra cosa, perché comunque ci vuole molto per spiegare sto champion. La E, se tirata attraverso un muro o una parete... Un attimo. Ok. Se tirata attraverso un muro o una parete, andrà parecchio più lontano. Dipende da quanto è grosso il muro. Questa che avete visto fare era la sua combo base con la R. Semplicemente... Un attimo che... questo è morto, ragazzi. Perfetto. Questa combo che avete visto fare con bolla, poi Q indietro e R per arrivarli vicino, è la combo più classica che potete fare con Zoe. Proprio la più classica. Perché utilizzando la R voi vi spingete più avanti e di conseguenza
la stella, ovvero la Q, viaggerà più lontano e farà ancora più danni. Però c'è anche un'altra combo da poter usare. E ora ve la spiego, è un po' più difficile e ci vuole un po' più di tempo. Se noi usiamo la R qua e tiriamo la Q qui, come potete vedere, la R è andata così tanto lontano che se avessi colpito Ryze gli avrei fatto un danno della madonna. Però questa qua si può usare... Cioè, in realtà si può usare se avete stunato il nemico e siete già comunque molto avanti con... Cioè, siete molto veloci con la combo. Ora, non riesco perché ci sono troppi minion. Diciamo che non è la cosa che usate sempre. Io continuo a distruggere il mio cannone. Protobelt è tanta roba. Ok. Non è una cosa che usate sempre, però è utile se vi stanno venendo addosso. È utile se, non so, siete contro un assassino, per esempio. No, ho sbagliato. Ah, peccato. Peccato che non ho preso quella bolla, però gli ho fatto un male cane, raga. Non l'ho preso con la bolla, ma gli ho fatto un male cane. E Ryze è molto veloce, quindi... Vabbè, quello è colpa mia, potevo essere più preciso, però... Vediamo se... Visto che comunque i proiettili partono perché ho usato l'X-Flash. Ed è una summoner di 20 secondi e vi dà comunque un flash, quindi... Non è merda, diciamo. Ora qui, limitiamoci a whiplirare. Ah, peccato. Allora, questa cosa che mi avete visto fare... Usare la R per avvicinarmi a lui e aspettare. Un attimo solo. E aspettare. Qua ho aspettato, non ho tirato subito la E. Perché ho aspettato e volevo vedere dove andava per provare a predictarlo. Non ce l'ho fatta perché è una mira di merda. Però. Però ci ho provato. Perché una volta usata la R avete tipo un. Un secondo di attesa in cui rimanete fissi lì. Per poi tornare ovviamente indietro. Non dovrebbe essere tipo un secondo, è forse qualcosa di meno, ma qualcosa del genere. Vediamo. Oh, che palle. Aspetta un po'. No, niente, troppo lontano. Anche col flash funziona la cometa, nel senso se noi flashiamo mentre la cometa viaggia... Se noi flashiamo mentre la cometa viaggia... La gittata della cometa verrà aumentata e di conseguenza verrà aumentato anche il danno. Io voglio ucciderlo, ragazzi. Voglio ucciderlo, ma per farlo devo purtroppo... Oh. Lo sapevo. Forse non muoio. Ok, perfetto. Vabbè, almeno abbiamo beccato un flash. Dovevo immaginarlo che stava lì il bastardello. Allora, Ryze flash. Mi sa che rimango, ragazzi. Cioè, è tipo iper rischioso, ma... Ok. Almeno faccio un po' di danno, perché sta arrivando Blitzcrank. Con quale cosa riusciamo a fare? Flash, dammi qua. Dammi il flash. Mi sto tankando tutti i minion. Ok, Blitzcrank ce l'ha fatta. E purtroppo... purtroppo mi stavo tankando tutti i minion e non potevo seguire. Buono, Lee Sin sta lì. Io ne approfitto, ragazzi. E mi clearo la wave. Madonna santa, però. Mi approfitto e mi clearo la wave. Ok, me ne vado. Ovviamente la Q può essere sparata subito. E io mi vedete che la sparo sempre più tardi perché voglio che che viaggi il più lontano possibile. È per quello che dico che fare così non serve quasi a niente perché non è efficace. Zoe è forte se fa così. Così. Poi aspettate un pochino. Io lo faccio a memoria perché ormai ho capito la spell. Ma se voi non ci riuscite... Guardate qua. Vedete che c'è questo quadratino che si chiude? Voi sparatela quando più o meno sta qui. All'inizio non ce la farete. Cioè all'inizio vi capiterà molto spesso di... spararla molto prima, ma è normale. È meccanicamente un pelino complicata, Zoe. Però quando la imparate... Non dico che diventa semplice, ma quasi... Allora, cleariamo i caster. Come vedete, wave clear ne abbiamo. Cioè non troppo, ma... Con l'accusata bene abbiamo anche un paio di wave clear. Poi tra l'altro lei è molto forte contro le torri. Perché guarda, Q, autoattacco potenziato. Altra Q, autoattacco potenziato. Vedete? Le due parti della Q contano come passiva. Quindi, contando come passiva, sparandole sulle torri, ve l'ho detto, è come avere una Lich Bane, raga. Ah! È come avere una Lich Bane. Ed è molto forte per questa cosa. Vediamo se riesco a fregarlo. Ah, purtroppo no. Ovviamente io tento di...
È morto. Ok. Pum. Allora, qua la Q l'ho sparata. L'ho sparata così, cioè, senza aspettare. Cioè, senza tirarla indietro, perché sapevo che i miei danni erano sufficienti. Con Ignite e le tre stelline, ovvero quelle della W, più il barrier e altre tre stelline, i danni sono tanti. I danni sono tanti e a me ne fa pochi. E la R l'ho usata per attivare la passiva e usare l'abilità più potente. Allora, torniamo back. Andiamo back, anzi, prendiamo questo. Prendiamo questo, questo e una pozione. Allora, ora, in teoria, si dovrebbe fare il pezzo del Morellonomicon, ok? Non fate la Leech Blade, non serve. Si dovrebbe fare l'Oblivion Orb, che vi dà un po' di HP, un po' di AP e la penetrazione magica, che è molto forte. Però a me piace lasciare subito il Rabadon dopo questo. Ma adesso vediamo. Comunque il Rabadon me lo farò come terzo oggetto tutta la vita, perché, ripeto ragazzi, lei io la gioco come un assassino. E vi premia se la giocate in modo aggressivo, però... non so. Ok. Qua Lee Sin ha voluto fare un po' troppo. Non avevo l'Ignite. Sono andato anche un po' troppo aggressivo, onestamente. Cosa sei, Redemption? Ah! Mica sono a chiave con queste, eh. Comunque vedete che ora i danni li abbiamo e sono anche tanti. Qui la R l'ho usata perché non volevo farmi né colpire dalla sua Q né farmi kickare. E poi perché comunque... oh, non riesco mai a prenderlo, perché comunque gli ho dato un momento in cui non ha visto dove stavo. Quindi... posso avere il blu? Thank you. Perfetto, il blu ci aiuterà parecchio. Allora, non c'è Rise da prendere, però insomma le bollicine qualcosa fanno. Dammi lì, cioè più vicino siete meno danni fate, infatti vedete che... oh, lo smite blu. Oh, finally! È morto. Una zonia. Vabbè, sei morto ugualmente, amico. Allora, prendiamoci la zonia e scappiamo di qui. Oh, forse non dovevo. Dimmi che non trovo Lee Sin. Ok. Ah, Lee Sin è botlane. Vedete, ragazzi, la bolla è tutta questione di... non posso andare bot. Sono troppo basso di vita. La bolla è tutta questione di... abbiamo abbastanza predizione, prediction per colpire. Se colpiamo, basta la combo semplice che mi avete visto fare, ovvero Q, R, autoattacco. E vabbè, io ho usato anche lo smite perché ce l'avevo. E GG. Grido. Grido. Voglio gridare. E dove cazzo è andato? Ah, non so dove è andato. Cioè, potrebbe essere qua, onestamente. C'ho ancora la zonia. Dove è andato? Vabbè, non lo so. Fa niente, andiamo via. Ho perso un po' di tempo, lo ammetto. Però volevo vedere dove stava Lee Sin. Potevo prenderlo, potevo ucciderlo, farmi un'altra kill. Allora, mettiamoci questo, come ho detto. E ora aspettiamo il Rabadon. Questo non bisogna completarlo, non bisogna mettere il Morello. Cioè, è buono da mettere solo questo per la penetrazione magica, che ora è tanta. Abbiamo 18 più 15 ed è tanto. E un po' di HP che comunque non ci sputiamo solo. Il nostro farm è abbastanza buono. Il nostro score è buonissimo. Ci sono altre cose che mi stanno venendo in mente da dirvi per lei, perché ne ha di combo, non ne ha poche. Però al momento, cioè, per dirvele dovrei comunque farvele vedere quando le uso. Allora, voi dovete sempre tenere a mente che la Q, se riuscite, va sparata sempre al massimo del range per fare più danni possibili, perché altrimenti non ne fate i danni. Ok, un attimo solo che vedo Lee Sin che sta arrivando da me. No, il cannon. Io andrei bot lane quasi quasi. Zoe è molto forte anche a gankare, perché sta di fatto che se prendete la E con un suo muro, cioè scusate, se colpite la E e lo fate passare attraverso il muro, così. Così un cazzo. Vabbè, quello è morto. No! Fammi flasha! No, maledetto Skarner. Vabbè, almeno ho ucciso Ezreal.
Peccato che Skarner mi ha ultato, cioè mi abbia ultato, perché se avessi... Se fosse stato un pelo più reattivo, flashavo instant. Lol. Avrei flashato instant e ce l'avrei fatta. Oh, bravi. My bad, avevo sia il mio flash che quello della summoner presa da... Non so chi dei due. Peccato. Mi sa che non lo ammazzi, amico. Vabbè, così sì. Forse no. Ah, ok. GG. La mia prima... No, la mia seconda morte. Peccato, ho dato uno shutdown probabilmente. Allora, questo tra poco scade. Le summoner scadono dopo un po'. Quindi qua vedete la barretta gialla quando scadono. Quando scadono ovviamente è inutile tenerle. Tanto vale che le usiamo, no? La nostra ce l'abbiamo ancora comunque. Comunque lei è molto forte negli 1v1 all'inizio, per il fatto che avete una summoner in più se riuscite a farla uscire dalla bolla. E lo smaterializzatore di Minion è fatto apposta proprio per questo scopo, perché se smaterializzate il Minion che porta la bolla, o smaterializzate il cannone, avete un livello in più del nemico, e comunque già con un livello in più avete tutte le vostre spell per fare la combo completa, che è come vi ho fatto vedere la prima volta che l'ho killato. Ok, un'altra cosa. Aspetta. Pensavo di già stare dall'altro lato. Un'altra cosa, no. Dove cazzo è il tipo? Se vedete, vedete che questo era l'indicatore teorico dove la Q sarebbe fermata. Però se noi continuiamo a andare avanti, la spell andrà più avanti, perché noi se ci muoviamo viene contata. Vedi? Viene contata come prolungamento della Q, nonostante non la visualizzi. Questa cosa può trarre in inganno. Anche a me lo faceva. Ah, non l'ho preso nessuno, peccato. Vabbè, forse sarebbe stato un suicidio. Cioè, avrei potuto uccidere magari Lee Sin, ma... Ma porca puttana, non riesco mai a prenderne uno. No, non ho la E, non ci vado. Ah, mi è passata la cosa. Stupido Ryze mi sa che non lo one shot più, perché minchia, c'ha l'Abyssal Mask e c'ha le Mercury. Mamma mia, che schifoso. No, amico, no, ma lasciamo perdere. Che schifoso, si è fatto completamente full resistenza magica. Bello noioso il cipello, eh. Vabbè, non è troppo un problema, perché noi di penetrazione ne abbiamo bestia. Minchia, gol ho fatto! Oddio mio. Ho fatto cazzo di gol, ho fatto. Aiuto? Sì, me ne vado. Fanculo, sono da flashare. A questo punto me ne vado bot, ragazzi, perché mi hanno rubato la lane. Sei sicuro che è giusto quello che stai facendo? Ah, ma c'hai la scorta. Addirittura. Forse muore questo, ok. Vabbè, sono morto anch'io, però Lucian fa il resto. GG. Ho fatto un danno della madonna a sto tizio. Però sono morto ancora, come un pirla. Qua è stato mai bene. Quindi, il suo early game è forte, il suo mid game pure, però non deve andare behind. E il suo late game si basa tutto su... Se colpisco la bolla, se colpisco un campione con la bolla, lui muore, quasi per certo. Perché a meno che non ha un modo per togliersi il CC, muore. Perché, ripeto, questa cosa fa più danno. Fa più danno sul nemico bollizzato. Allora, io ho 300 di AP. La mia Q fa potenzialmente anche 900... Sì, 900 danni su un bersaglio squishy che non ha resistenza magica. Se io prendo lui, al massimo del range della Q dovrei fare almeno 800 danni. Contate la passiva che ne fa almeno altri 150. E GG. Perché non ne ha così... No, l'ho missata. A volte mi capita. A volte capita anche a me di messarle. Skarner non è l'obiettivo perfetto su cui usare la bolla. Ah, fanculo. C'erano i minions. Vorrei riuscire a prendere qualcuno di loro, ma... Niente. Non è facile, anche perché... No, lasciala a me! Ah!
Non è facile anche perché c'è Ezreal. Ah, ma anche noi abbiamo un Ryze. Ma io non mi ero mica accorto. Sì, ragazzi, è una blind pick. Perché purtroppo Zoe la bannano sempre. L'ho preso io. Quasi. E te la bolla rimane parecchio. Ora su questa skin si vede un po' poco. Ah, un'altra cosa, anche le strutture delle torri morte sono contate come muri. Quindi io ho fatto R qua e attraverso questo per farlo andare più lontano. Qualunque tipo di muro o struttura è contato per la E prolungata. Ovviamente, vedete che se io tiro la E per tutta la lunghezza del muro, questa andrà ancora più lontano. Dipende da quanto è prolungato l'oggetto solido su cui utilizzate la E. Probabilmente lui non lo killo più, ragazzi. Ha troppi modi di difendersi. Però stavolta t'ho preso, amico, eh. Sì, ma aspetta! Vabbè, ho il Redemption, dai. Meno male che ho trovato il Redemption da lì. Ah, una cosa. Se state giocando assieme a Zoe... non rompete la sua bolla prima che lei abbia fatto il danno, perché altrimenti non colpisce con l'abilità. Ed è una cosa molto... molto noiosa. Il nemico non ha il flash. Ok, non ha il flash. Tra l'altro lì si sta facendo un botto di kill. Questa è full AD. C'ho la Rabadon. Abbiamo il Rabadon tra me indietro. Sono tentato di farmi una zona, ragazzi, perché lui mi va addosso. Lui mi fa male. Lui mi va addosso. Probabilmente farò una zona. È la cosa migliore. Ho bisogno di qualcosa che mi protegga. A danni stiamo da Dio. Abbiamo il Luden, abbiamo il Rabadon, abbiamo questo, abbiamo questo. Ora i miei danni sono veramente grossi. Certo, potrei farmi di più. Potrei farmi... ma in realtà tutto quanto va bene con lei. Potrei farmi una boy staff, così riesco a bucare anche Ryze, che mi sa che la farò. Ma prima della boy staff... ma lui, madonna santa, quanta cazzo di... Ok, è morto. Bravo Ryze. Vedete, nonostante lui abbia tutta la sua resistenza magica di merda, io danni ne faccio, a parte che l'ho ignitato. E poi l'ho preso con tutto quanto. Non abbiate fretta di utilizzare... Che cazzo? Non abbiate fretta di utilizzare la bolla, ragazzi. Non abbiate fretta di utilizzare la bolla, ok? Non c'è bisogno di avere fretta, perché... Io vado di qua. Perché se la sprecate, comunque è un CC importante che se ne va a fanculo. Perfetto. Se la sprecate è un CC importante che se ne va a fanculo, quindi... prima di utilizzarla, magari aspettate il CC di un compagno. O comunque dovete essere molto sicuri di colpirla. Perché ha un cooldown alto, 12 secondi sono tanti. Noi qua abbiamo una purificazione nell'inventario. Ah, ok. Usiamola così andiamo più veloci. Ah, scusatemi, questa cosa non ve l'ho detta. Quando utilizziamo la W, andiamo più veloci. Cioè, quando utilizziamo una qualunque summoner spell, andiamo più veloce. Scusatemi, non ve l'ho detto. Non so se sia morto, ma... comunque abbiamo fatto un danno allucinante. Ha flashato. Io questo flash me lo raccolgo. Opla. E adesso vediamo di sfruttarlo. Sei morto, amico. Bam. Bye bye. Visto? Flash a sorpresa e in faccia. Non c'è modo di scappare. Non c'è assolutamente modo di scappare tutto ciò. Preso. Ah, vabbè, l'aveva preso anche Blitz, quindi sti cazzi. Per poco. L'aveva preso anche Blitz, quindi non serviva. Ah, un'altra cosa. Le stelline che vedete sulla mappa sono i frammenti delle summon spell che i nemici lasciano. Quindi se avete stelline nella mappa, sappiate che quelle sono summon spell. Non ho mana, quindi non posso fare un cazzo. Torniamo indietro. Facciamo così. A questo punto me lo vendo. Facciamo così.
La zona sapete che manco mi serve. Però tanto lo so già. Che ora dico non mi serve, non mi serve. Poi mi servirà e me... cioè la vendo e poi mi serve. Succede sempre così, quindi la tengo, vaffanculo. Quanto danni ne faccio, anche se non ho il voice staff, ne faccio un botto di danni. Ne faccio veramente un bordiello. Sorry Lucian. Scusami, non pensavo lo volesse lui. Allora, io sono a livello 15. Livello 16 ci serve, ma neanche troppo. Cioè, riduce solamente il cooldown. E comunque è buono, eh. Vediamo se riesco a... No, ho sbagliato! Miss... Miss click, raga... Volevo usare la E e poi flashare via. E invece gli ho flashato in faccia e ho usato la E al contrario. Mi è andato in pappa il cervello. Dai, sono morto, ho dato uno shutdown per niente. 600 gold a Ryze ho dato. Ma porca puttana. Poi i danni allucinanti che mi fa senza oggetti. Che bello. Vabbè, no, ce li ha gli oggetti. Sì, ce li ha, però ho tipo il triplo del suo AP, ma vabbè. Ryze è un champion bello, ragazzi. Mamma mia, Nidalee è esplosa. Carino il flash, però. Ok, questo game non è ancora finito. Me lo pensavo già in saccoccia. Vedete che ho fatto bene a tenermi a zone. Vabbè che lì non mi serviva niente, però. Mamma mia, il danno pazzesco. Boom! Esploso! Tu non mi scappi mica, amico. Ah, ma c'è pure il flash. Ah, che noia. C'è la Ryze. Sono stato per forza costretto a flashare. Ah, una proto. Sì, ma Lee Sin intanto sta split pushando, raga. Ma che cazzo fa quel tizio? Cioè, Lee Sin split push. Dove è andato? Tiro le cose a caso. Ah, è andato là. Bestia, morici male. Potremmo fare il bar. Lì c'è una ward, ma non posso toglierlo. Potremmo fare il barone. Detto anche barbone. Ok, zona ce l'ho. Andiamo a mettercela. We can bar. And we have to close. Siamo 17:31, ma sono rognosi sti tizi. Ok. Ora mi faccio il voice staff. Perché comunque la resistenza magica ce l'ha un po' anche lui, ce l'ha Banshee. Lui ha la Malmortius. Lui ha Mercury Abyssal. Questo cosa c'ha? Questo? Un po' di resistenza magica ce l'hanno un po' tutti. Vai, Zria sta botten. Qua c'è una ward. Qua non c'è nessuno ovviamente, ma bisogna tentarle. Qua c'è una ward, ragazzi, se la togliete, dimmi che Blizzcan... Blizzcan, c'è il coso? Oh, preso! Preso, ma vabbè, c'è Ryze lì! Ryze che ha messo... Ma che cazzo sta facendo Ryze? What the fuck, Ryze? Ha tirato due spell al contrario! Ha tirato due spell al contrario, beh, quello è morto. Madonna, che danni Ezreal! Che danni Ezreal! Ok. Perfetto. Mamma mia, raga, che danni Ezreal! Ah, che noia! Dammi la zona, dammi la zona! Ok. Flash, 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 via, flash, via! Dai un aiutino? Ok. Grazie, Zonia! Meno male che l'ho messo. Visto, lo sapevo. Lo sapevo che mi sarebbe servita, per forza. Ah, flash, mi sa che Scarlet ha tipo fatto flash R. Molto probabilmente Scarlet ha fatto flash R, 100%. No. Ragazzi, un Infernal ci serve. Buono.
Quasi buono. Sì, ma non me lo ucc... Madonna, mi stava uccidendo. Vabbè, buono, buono. Ok, oggi abbiamo preso, la cosa importante. Tutto questo è nato da una mia bolla, eh. Ho detto, ragazzi, late game la bolla è micidiale. In late game la bolla è micidiale. Se colpite, GG. Regroup. Ragazzi, andiamo al baron, secondo me qualcosa facciamo. Ok. Io sono quasi al 18. Non che mi interessi molto, però comunque una spell in più fa danno, la V2, raga, fa danno. Non sembra fa danno. Anche la passiva, 114 più 125. È mucho, mucho, mucho. Mi lasci gentilmente il cannone con... Grazie. Che sai, c'è un Ial qua. Tengo l'Ial o prendo l'Ignite. Se volete scambiare una summon, basta che ci... andate addosso. Non so se è meglio l'Ignite, onestamente. Oh, raga, forziamo un Baron, Force it. Preso, non so chi, ma qualcuno ho preso. Però non vedendolo. Ah, Lucian si è suicidato. Lucian si è davvero suicidato. Lucian si è davvero suicidato per nessun motivo al mondo. Qua muoio anch'io. Non appena perso il baro, probabilmente il game, ragazzi. Non ho capito cosa hanno fatto i miei compagni, onestamente. Proviamo il tutto per tutto? Però non lo so. Ok, posso provarci. Ci ho provato. Ci ho provato, amici, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, qua la colpa della sconfitta. Uno, due. E troppa gente. Vabbè, però fa un culo. Fa niente, io l'ho giocata bene. Ora il Morello me lo chiudo. Ma forse non abbiamo ancora perso. Però mo è veramente difficile. Non ho davvero capito perché Lucian sia andato qua a casaccio. Cioè, io ho preso una bolla sul Zreal. Ho tentato di sniperarlo, ma non c'era perché ha la sua E di merda. E boh, finiva lì, non dovevamo continuarla. Però vedo, forse ce la facciamo ancora. Il Morello l'ho chiuso perché avevo i soldi per farlo. Ma perché? Basta suicidarsi. Basta suicidarsi! Vai, questo almeno muore. Vabbè, almeno questo è morto, ha pure usato il barrier. Molto bene. Poi di pink me le compro, anche se ormai non saranno più un cazzo, onestamente. Na 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 na. Vediamo di salvare qua. Se ce la faccio. Ok. Tu ci muori. Lucian, se tu magari attacchi. Non attacchi? Oh Lucian, te svegli. Oh, grazie mille. Minchia, 2 ore per fare una cosa. Amici, vi siete fatti uccidere tutti. Che ci possiamo fare noi? Noi stiamo qua a difendere. Purtroppo ci posso fare poco. Ah, ho sbagliato. Ok. La zona era un po' di me. Oh, la zona era bellissima. La zona era stupenda. Ritiro quello che ho detto. La zona era stupenda. Altro che brutta. Però mo siamo assediati. Ecco, non è fortissima la zona a difendere. È più forte ad assediare che a difendere. Ah, non meritavo di perdere sto game, onestamente. Non lo meritavo. Però vabbè. È una norma, sti cazzi. Però vedete come si può trovare così. Proprio facilissimo, perché comunque le persone non sanno come giocare, non sanno cosa fare.
Qua a chiuderla era semplicissimo. Facciamo una trappolina al Baron. Lee Sin veniva come stava facendo. Lo bullizzavo io, oppure lo grabbavo a Blitzkan col flash e GG. Però Lucian ha deciso di suicidarsi a random, perché non lo so, però. Gli mancava sua moglie, forse, penso. Ce la farò a prendere quello? Secondo me no. Oh madonna che danni, ok, perfetto. Il voice staff non credo che riuscirò a prendermelo. Anzi, credo che anche io sono in pericolo di vita acquistando qua. Però volevo pushare almeno sta wave. Non riuscirò a prendere il voice staff, mancano 1000 gold. Come cazzo fa? Come cazzo faccio a farmi 1000 gold? Protobelt, non male. Ragazzi, dovevo fottere il Drake. Mica, ma perché tirano dritti sti maiali? Perché tirano dritti e non doggiano? Mamma mia, che cosa bella che ha fatto il tipo. Sto cercando di fare più danni possibili, ragazzi, ma... purtroppo... purtroppo... purtroppo non ci posso fare nulla. E questo è un GGVP. Vabbè, abbiamo perso per quella cosa che ho detto, però... fanculo, dai, ci sta. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo, che sarà Zyra, e poi c'è Zed.